Ciao ragazze! Allora, questo sarà un video molto molto speciale. In realtà non è forse il momento giusto per fare questo genere di video, ma ieri, proprio ieri, ne abbiamo parlato insieme su Stories. Vi ho detto che appunto non mi sembrava il momento proprio più opportuno di fare questo video, ma voi in tantissime mi avete detto no, vale fallo perché comunque anche se il momento insomma è quello che è, non diciamo sempre le stesse cose, bisogna insomma un po' andare avanti e anche sorridere. Quindi mi sono fatta forza perché comunque è un video un po' particolare e quindi ho deciso appunto di girarvelo lo stesso. Perdonatemi se non ho una voce proprio perfetta, ma in realtà parlo molto di gola perché appunto ho un po' di mal di gola, quindi ho preso un po' di fresco, un po' di sbalzi di temperatura più che altro, e quindi mi sentite parlare con questa voce un po' molto strana. Allora, perché ho deciso appunto di farvi lo stesso il video? Perché comunque, ok, il periodo che stiamo passando, ok, la pandemia, ok, il virus, ok, tutto quello che vogliamo, ma come mi avete appunto detto voi ieri, bisogna comunque andare avanti, anzi, ben vengano i video di compagnia, chiacchiericci, e che comunque ci fanno distrarre da questo momento, insomma, un po' così strano, chiamiamolo così. Allora, partiamo dall'inizio. Voi non avete visto, soprattutto chi mi segue solo su YouTube, non ha visto video per diversi mesi, credo. Ora, non ho controllato l'ultimo video quando l'ho caricato, vi dico la verità, ma credo comunque di averlo caricato forse a gennaio o a dicembre addirittura. Quindi sono passati veramente tanti mesi. Mi scuso se appunto non avete avuto più notizie. Ho ricevuto fino a ieri dei messaggi di alcune di voi che non hanno Instagram, che appunto mi avete chiesto che fine avessi fatto e soprattutto come mai appunto non caricavo video. Il motivo per cui non ho caricato video questi mesi, ho preferito, diciamo, ritagliarmi questo momento e viverlo tranquillamente, in modo molto tranquillo. Se così si può dire, perché poi così non è. Però, allora, cosa sto cercando di dirvi? Perché sono super emozionata, un po' perché appunto è tanto che non accendo la videocamera, un po' perché quello che vi devo dire è che magari alcune di voi su Instagram già sanno da circa 10 giorni più o meno, credo, e voi non lo sapete. Sto cercando di dirvi, un po' a parole mie, un po' emozionata, che comunque, se Dio vuole, finalmente arriverà questo bambino, bambina, perché ancora non è sicuro il sesso appunto del bimbo, bimba. Quindi, sì, ebbene sì, qui ho il test di gravidanza. Vi ho postato appunto la foto su Instagram del test di gravidanza insieme alla tabella, quella lì che c'è scritta appunto Baby's Coming, proprio perché appunto era l'annuncio tra virgolette che vi ho messo. Non se l'aspettava nessuno perché tantissime di voi mi avete scritto un sacco di messaggi di auguri, anzi grazie, colgo l'occasione anche qui per ringraziarvi, ma soprattutto ho adorato tutti i messaggi in privato che mi avete mandato, sia scritti sia che vocali in direct, dove ognuno di voi mi ha raccontato un po' le proprie esperienze, le proprie problematiche, eccetera, eccetera. Per noi non è stato facile arrivare a questo risultato di oggi, anche se non mi fraintendete, mi vedete un po' contenta, ma allo stesso tempo molto, molto preoccupata, proprio perché quando uno passa, tra virgolette, l'inferno, quando tra virgolette ha qualcosa di bello che potrebbe succedere, fino a che non succede, secondo me non ci crederà mai. Quindi io sto vivendo questo momento, sì, felice, ma allo stesso tempo molto molto spaventata, perché spaventata non perché per la gravidanza in sé, ma perché comunque ne possono succedere tante, quindi ho aspettato il momento, insomma, molto critico, in cui appunto si può avere aborti, possono succedere tante cose, e quindi diciamo ho cercato di vivermi questa cosa in modo appunto privato, se vogliamo, come ho sempre fatto, tra l'altro, perché sapete che io nel mio canale non ho mai accennato a nulla di tutto ciò, non ho mai parlato di niente. Ogni tanto sono sparita, vi ho detto che magari potevano essere per dei problemi di salute, cosa che appunto è stato, ma non ho mai specificato niente, e con questo mi riallaccio al fatto
che tantissime di voi, quando io ho messo l'annuncio appunto su Instagram, mi hanno scritto dei messaggi del genere, tipo: Vale, noi l'abbiamo sempre capito in un certo senso che comunque la difficoltà è quello che magari stavi passando, e proprio per questo chi ti vuole bene, ti segue veramente con interesse e con affetto, non ha bisogno di sentirsi dire le cose spiattate per come sono, perché comunque tra le righe hanno capito e avete capito quello che appunto io non vi ho detto. Non lo farò neanche oggi, perché comunque sapete, in tante mi avete scritto su Instagram: Vale, ce ne parli, come mai questo bimbo non arrivava, eccetera eccetera. Non lo farò neanche oggi, perché sapete la mia privacy e soprattutto la mia voglia di riservatezza in questo. Entrerò proprio in questo capitolo, vi dico solo che sono stati anni veramente difficili, sono stati anni pesantissimi, che se ci penso credo che forse arrivare poi a oggi mi sembra tipo una sorta di miracolo. Per me appunto questo bambino, bambina, quello che sarà, è veramente un miracolo, perché io non ci speravo più, vi dico la verità. Dopo tanto tempo poi tu inizi sempre a pensare che ok, dice, non, ormai non può capitare più, insomma non può succedere niente di bello, e invece poi quantomeno te l'aspetti, le cose belle succedono. Ma partiamo con ordine. Allora, io appunto non mi addentro in certi discorsi che non sapete, che non mi rappresentano, e non voglio stare qui a dire la mia vita privata, come sempre, sia per tutelare me stessa sia per tutelare mio marito, che comunque è geloso della sua privacy, come sapete, e quindi è una scelta che io ho sempre fatto e che ho sempre portato avanti negli anni, da quando io ho il canale. Però voglio dirvi qualcosa, perché è giusto che comunque forse anche per tutte quelle ragazze che comunque hanno sempre perso la speranza e che comunque sono, diciamo, in un punto di in un punto negativo, dove pensano che le cose belle non possono accadere, vi giuro, io sono l'esempio che la cosa bella, il miracolo, prima o dopo succede. Quindi non smettete di crederci, lottate fino a quando potete, non abbandonate l'idea, anzi cercate di affidarvi alle persone giuste, che quella è la cosa più importante, è il consiglio che mi sento di darvi in assoluto. Cercate di anche quando tutto va male, anch'io dicevo, no, basta, non voglio sapere più niente, basta, non è destino, non deve succedere, non mi capiterà mai niente. Però vi giuro, lo dico proprio con tutto il cuore, veramente credetemi che prima o dopo le cose belle arrivano per tutti. Io non ve lo dico oggi solo perché tra virgolette sta succedendo, ma ve lo dico perché non bisogna mai smettere di crederci, assolutamente. Allora, partiamo con ordine. Io ho saputo della gravidanza perché mi avete chiesto come l'hai saputo, come l'hai scoperto, come l'hai detto Antonio, era con te, insomma mi avete fatto un sacco di domande. Tra l'altro anche qualche domanda me la sono salvata, perché poi vi risponderò dopo a fine video. Andiamo un po' con ordine. Allora, io ho fatto il primo test, che non è questo che vedete qui, forse in un momento anche troppo presto, magari mettiamola così, e tant'è che appunto ero uscito negativo. Però io dentro di me questa volta sentivo che qualcosa era cambiato, quindi non ci credevo. Infatti non ho versato neanche una lacrima, vi giuro, quando ho visto quel negativo in quel test, e ho detto ok, l'hai fatto troppo presto, cioè accidenti a te quando l'hai fatto, aspetta il momento giusto che lo devi fare. Poi il 24, quindi la vigilia di Natale, io dovevo fare appunto le beta, quindi il classico esame del sangue che si fa per vedere se appunto tu aspetti un bambino oppure no. Sono andata con Antonio, perché fortunatamente lui non lavorava, e siamo andati appunto a questo laboratorio privato a fare questo esame, le beta, e aspettavo mezzogiorno questa fantomatica risposta, perché io tipo ero in ansia, però sapevo comunque che dentro di me qualcosa questa volta era cambiata, quindi sì, ero in ansia, spaventata, perché comunque potete capire, no? Però tra virgolette, anche se è un controsenso, in qualche modo ero anche tranquilla,
Quindi quando è arrivata l'email ho iniziato a tremare, vi giuro, non riuscivo neanche a aprire l'email, non leggevo niente, non capivo niente, ho fatto leggere Antonio perché non ce la facevo, cioè proprio tremavo, piangevo, cioè non, ero proprio in uno stato confusionale e appunto abbiamo visto un numero che era altissimo. Io non sono mai stata abituata a leggere appunto quel numero alto, anzi ho sempre letto altre cose. E quindi quando ho visto quel numero mi sono messa anche un po' paura perché ho detto no, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non è possibile, no, a me non può capitare, facevo tutto questo mentre piangevo e non capivo niente veramente. Poi ho sentito chi di dovere e mi hanno detto no, no, tranquilla che la gravidanza c'è ed è iniziata. Ho continuato la settimana dopo, che era il 30, quindi sempre la vigilia di Natale e la vigilia di Capodanno, sempre nei momenti più allegri, siamo andati a ripetere appunto io e Antonio l'esame. Nel frattempo avevo fatto questo test che vedete qui, che appunto ha le due lineette, non so se si vedrà mai, ok, sì, si vede, e nel frattempo appunto il test dava anche positivo, quindi l'ho ottenuto, diciamo, per ricordo, l'unico test positivo. Mi dispiace un po' aver buttato quello negativo, però vabbè, fa niente, quindi riaspetto di nuovo la trafila dell'email, dell'esame, eccetera eccetera. Anche lì un numero super alto, impressionante. Infatti tipo io lì a quel punto diciamo che ho iniziato un attimino a crederci, ecco, mettiamola così. Però allo stesso tempo dicevo no, frena, perché ancora non è sicuro, non si sa se c'è il battito, non si sa se come andrà a finire, non si sa se rimarrà, quindi non ti fare illusioni. Però io vi ripeto, dentro di me sentivo sempre che qualcosa stava cambiando, avevo sempre quella vocina che diceva no, ma dai, questa volta forse ce l'hai fatta. E vi racconto questa cosa perché può essere, diciamo, di ispirazione o di esempio, di forza anche per tutte quelle ragazze che appunto magari hanno passato la mia stessa situazione e che sanno benissimo di che cosa sto parlando. E poi si arriva al 3 gennaio, quindi si fa il Capodanno, tranquilli, eccetera eccetera. Una di voi è stata molto attenta e mi ha detto in privato su Instagram, cosa che io tipo non me lo sarei mai aspettato: ma Vale, ma quant'è che sei in gravidanza? Perché tu a Natale, se non erro, hai brindato, che avevi un bicchiere che brindavi, o a fine anno, non mi ricordo, io vi giuro non mi ricordo neanche quando ho messo quella foto, ma era una foto di brindisi senza che io ho bevuto, ovviamente, perché non potevo bere alcolici, ci mancherebbe pure. E quindi questo mi riallaccio a chi mi segue con occhio molto molto attento. E quindi si arriva al 3 gennaio, si va a fare questa benedetta prima ecografia. Io tipo non vi dico, cioè spaventatissima, ma non per l'ecografia in sé, ma ovviamente per il risultato. E il mio ginecologo, che è un amore, una persona veramente che non ce n'è proprio come lui, mi dice: Valeria, sta tranquilla che c'è tutto, il battito c'è, anche se si sentiva proprio piccolo, cioè proprio pochissimo pochissimo, infatti veramente era una cosa proprio, io mi sono messa a piangere, vi giuro, avevo le lacrime agli occhi perché non ci potevo credere, cioè fino a lì ancora non ci potevo credere. Però niente, esco da lì con la consapevolezza che comunque la gravidanza era iniziata, il battito c'era, però comunque nella mia mente ero sì felice ma sempre spaventata, perché comunque i primi 3 mesi può capitare di tutto. Si ripete l'ecografia dopo 2 settimane, bimbo bimba cresceva, il battito si sentiva molto di più, stava andando tutto bene e quindi niente, ho iniziato, diciamo, lì a sì, a crederci, però sempre con la paura che potesse finire tutto da un minuto a un altro. Succede che dopo esattamente 2 o 3 giorni, vi metterò poi la foto qui se la ritrovo, ma sì, dovrei aver fatto tutte le foto, quindi dovrei avercela, quindi se mi ricordo vi metterò la foto qui. Era lunedì pomeriggio, io l'ecografia l'avevo fatta il venerdì sera, quindi dopo appunto 2 giorni, e succede che nel modo in cui io e Iki, quindi col mio cane, giochiamo, lui mi dà una zampata praticamente proprio nello stomaco, quindi proprio nella pancia, e io ho avuto dei dolori, ma ho avuto anche subito il panico assoluto perché
ho pensato che avessi perso il bambino, quindi lì sono andata proprio in panico, disperata, ho iniziato a piangere, ho chiamato subito il mio ginecologo, lui mi ha tranquillizzato perché quando ho spiegato dove appunto il cane mi aveva colpito, lui mi ha detto guarda stai tranquilla che lì al momento non poteva succedere niente, però mi ha detto so come sei fatta tu, so, ti sento che sei in ansia, vieni a fare l'ecografia e così almeno ti tranquillizzo perché so già che non è successo niente. Io ho fatto tutta la strada, vi giuro ragazze, piangendo, ero sicura che avevo perso il bimbo, bimba, insomma, quello che poteva essere. Non me lo scorderò mai, è stato il 21 gennaio, è stata una giornata di merda proprio, tant'è che ho qui l'ecografia perché io non riuscivo ancora a crederci e piangevo disperata che appunto c'era il bimbo, insomma, bimba, quello che è. E quindi era tutto a posto, quindi pericolo Iki scampato. Da lì ho iniziato poi ovviamente piano piano a fare tutti gli esami di routine, tutte le varie cose appunto che si fanno, sempre un po' con l'ansia perché comunque appunto dovevano finire questi 3 mesi. Per me questi 3 mesi era il periodo proprio più difficile da passare. Nel frattempo alla 7ª settimana sono iniziate le nausea da fare schifo, ho vomitato giorno notte di continuo praticamente, infatti anche qui mi riallaccio ad alcune di voi che mi hanno chiesto Vale, ho avuto nausea, ho avuto vomito? Sì, dalla 7ª settimana io ho iniziato veramente, è iniziato il degenero sotto questo punto di vista. Ho sopportato 3-4 settimane fino a quando ero appunto stata a controllo di nuovo dal mio ginecologo e lui mi ha detto guarda ok la situazione è critica perché veramente vomitavo di brutto, non riuscivo a mangiare niente, non riuscivo a bere perché anche l'acqua stessa o qualsiasi cosa bevessi era motivo per vomitare, quindi in sostanza lui mi ha dato delle pasticche che ci sono in commercio da circa un anno, mi ha spiegato, e io senza queste pasticche veramente non so cosa avrei fatto, vi giuro. Ne prendevo 4 al giorno, una la mattina a digiuno, uno praticamente subito dopo pranzo, ma pranzo si fa per dire perché non riuscivo a mangiare niente, sempre con sta nausea, sempre così, e praticamente poi 2 la sera prima di andare a letto. Tuttora queste pasticche continuo a prenderle perché la nausea mi perseguita, però adesso è una cosa molto più lieve, quasi nulla, mettiamola così, ma adesso ne prendo solo 2 pasticche, non più 4. Quindi questo è quanto, quindi se avete una situazione del genere come la mia, ovviamente non fate mai di testa vostra di andare in farmacia, anche perché ci vuole la ricetta e quindi non ve le darebbero, però consultatevi sempre, neanche col medico curante, ma col ginecologo, che lui saprà dirvi se potete prenderle oppure no. Non fate di testa vostra, mi raccomando, perché sennò è problematica la situazione. Quindi niente, si arriva appunto al fatto che si fa l'ecografia dei 3 mesi, a fine insomma dei 3 mesi, quindi quasi inizio quarto, e sempre di venerdì sera, perché ormai era la routine il venerdì sera, e niente, appunto il bimbo bimba cresceva, io gli ho fatto la domanda se già si vedeva perché appunto ero già all'inizio del quarto mese, se si vedeva che cos'era, che cosa non era. Lui mi ha dato una sua impressione, però siccome lui è furbacchione, monellino già praticamente da subito, dico lui perché mi viene distinto, non lo so perché, di parlare al maschile, e quindi non è perché è sicuro, vi dico questo, e diciamo che si è visto una frazione di secondo, ma lui ha azzardato un'ipotesi, però mi ha detto guarda, cioè nel senso non ci fare la bocca perché comunque non, cioè, era veramente preso in una frazione di secondo. Quindi niente, da lì diciamo ho iniziato a tirare un sospiro di sollievo in tutti i sensi, tra le nausee, tra che non avevo più il vomito, fra che comunque 3 mesi critici erano passati, e la sera dopo che ho fatto l'ecografia, che ero entrata nel quarto mese, vi ho messo appunto il post su Instagram con il test e la lavagnetta appunto che davo, diciamo, la notizia anche a voi. Siete stati veramente carinissimi, vi giuro, ci avete detto, mi avete fatto tanti complimenti, tanti auguri, mi avete scritto proprio dei messaggi veramente stupendi che non mi scorderò mai. Alcune di voi mi hanno chiesto anche delle cose un po' più nel dettaglio, ma come vi ripeto, come ho scritto appunto su Instagram in privato e come appunto vi ho già detto a inizio video, io non me la sento di dire
di mettere la mia vita privata in piazza, perché comunque non mi appartiene, lo sapete benissimo, e quindi non lo farò neanche questa volta. Però volevo appunto farvi vedere delle cosine che ho comprato già per appunto questo evento, quindi per il bimbo bimba che sia. Le uniche due cose al momento che ho comprato, un po' per scaramanzia e un po' perché è un po' presto, sono due tutine che vi faccio vedere al volo, in colori ovviamente neutri, perché appunto ancora non si sa cosa appunto può essere. La prima l'ho presa da Primark ed è stata proprio la prima che ho comprato, perché quando l'abbiamo vista io e Antonio non abbiamo resistito. Ero sì e no incinta di neanche 3 mesi, forse 3 mesi e mezzo quando l'abbiamo comprata, e però non ho saputo resistere, quindi l'abbiamo presa. Allora, questa praticamente è composta in 4 pezzi, quindi ha il cappellino con la scritta appunto Pooh, perché è di Winnie the Pooh, quindi in collaborazione con Disney. Il bavaglino, vedete, fatto così tipo a bandana, come dico io, di Winnie. Il body a manica corta, eccolo qui. Cioè, che è piccolissimo, vi giuro, io non mi regolo neanche con le misure, cioè proprio sono impazzita, vi giuro. E poi c'è la tutina barra pigiamino, perché io credo che gliela metterò tipo per stare in casa. Ed è questa qui con appunto il giallino, perché è un colore molto neutro, con Winnie, e che appunto ha l'apertura laterale per facilitare poi il cambio. Questa è la prima che abbiamo comprata. L'ultima che abbiamo comprata, e sono solo queste due, vi dico subito, questa l'abbiamo presa invece domenica scorsa a Montecatini, quando c'erano anche i miei genitori, ed è appunto di Nana. Penso si dica Nana, boh, non lo so sinceramente, io non ancora devo fare pratica con questi brand di bimbi, quindi non è che conosco molto, vi dico la verità. Ed è questa qui, che anche questa quando l'abbiamo vista non abbiamo saputo resistere e aspettare in nessun modo. Praticamente è una tutina semplicissima, bianca, questa è in cotone leggero a manica lunga, con il collettino, e la particolarità appunto è che ha l'orsacchiotto, che se non erro si chiama Tato, ma correggetemi se sbaglio, c'è scritto appunto adoro il mio papà. È veramente bellissima, quando l'ho vista ci ho resistito a comprargliela. In realtà c'era anche il rosa e in azzurro, che erano stupende entrambe, però appunto non abbiamo resistito e gliel'abbiamo comprata. Allora, io adesso ho finito appunto il periodo critico, come vi dicevo, perché intanto mi avete chiesto anche Vale, ma dici perché non vi ho detto niente, però appunto avevate pensato che stavo finendo il terzo mese. Al momento diciamo che sono a 4 mesi e mezzo, mancano 2 settimane per entrare nel 5° mese, e prendo un secondo le domande che mi avete fatto appunto su Stories, e sì, scusate ovviamente le notifiche, così almeno le leggiamo insieme e vi rispondo. Eccole qui, ok. Vabbè, ne ho salvate alcune, perché comunque non le ho, anche perché molte erano molto ripetitive, nel senso sempre tipo il nome del bambino, ma ancora, allora abbiamo un'idea sia di maschio che di femmina, siamo d'accordo per la femmina, non ancora molto d'accordo per il maschio, perché a me piace un nome, Antonio ne piace un altro, anche se a me piace anche quello, però non sappiamo metterci d'accordo, quindi poi quando sapremo che cosa sarà, a quel punto vedremo. Allora, Angela Genesio, se non erro, mi chiede come ho scoperto di essere in attesa, e questo ve l'ho anticipato prima quando appunto vi ho spiegato tutta la trafila. Arianna Martini 77, un bacio Ari, perché so che lei mi segue veramente da tantissimo tempo e sempre, sia su YouTube, su Instagram, sempre. Mi scrive: di quanti mesi sei e tu come ti senti? Hai nausea o procede appunto tutto tranquillo? Allora, questo in parte ho risposto, perché vi ho detto delle nausea, del vomito, eccetera eccetera, quindi non ve lo dirò neanche più. Di quanti mesi sei? Appunto, mancano 2 settimane per entrare nel 5° mese al momento che registro il video. Un'altra ragazza mi ha scritto, Greta Makeup 95, ciao Greta, anche lei so che mi segue sempre. Stavate cercando da tanto la gravidanza, è arrivata subito, un bacio. Come vi ho detto prima, sono stati anni terribili, e lo sottolineo, terribili, ma per fortuna non abbiamo mollato e alla fine le cose si sono risolte, quindi sì, devo dire che cercavamo questo bimbo da un bel po' di anni in realtà, però vuoi per una cosa, vuoi per un'altra, non riusciva proprio ad arrivare, fino a che appunto, fortunatamente, se Dio vorrà, arriverà questo miracolo, come dico sempre.
Poi Serena Donati mi scrive: di quante settimane sei? Ovviamente questo ho già risposto. Preferite maschio o femmina? Allora, devo dire che noi non abbiamo preferenze, o meglio, forse in parte io diciamo avrei più preferenza, però forse mi sarebbe sempre piaciuto, ecco, mettiamola così, avere una femminuccia e tanto un maschietto. Però onestamente vi dico, dopo tutto quello che ho passato negli anni e dopo essere arrivata qui, qualsiasi cosa Dio ci vorrà dare, l'importante è che in salute, poi il resto non mi interessa niente, perché per me, come vi ho detto, è già un miracolo che siamo arrivati a questo risultato. Poi Rossella Filippelli, ciao tesoro, noi ci scriviamo veramente quasi tutti i giorni, mi dice: stai già pensando a come affrontare il parto, epidurale, in acqua, facci sapere, un bacio. Allora, vi dico la verità, al parto non ci ho ancora pensato, lo so che devo pensarci e devo muovermi, ma ancora non ci ho pensato, non ne ho ancora parlato neanche col mio ginecologo, sono sincera, quindi al momento il discorso parto è un attimino in stand by, forse perché mi sembra un attimino prematuro ancora, non lo so, forse perché appunto io ho sempre l'ansia che succede qualcosa, e quindi niente, ancora non ci ho pensato, questo vi aggiornerò più avanti, perché non lo so neanche io al momento. Poi Flower Groove mi scrive: come ti senti? Al momento sono felicissima, riesco diciamo a godermi un attimino questa felicità un po' in più. Non vi nascondo che comunque l'ansia c'è sempre, che qualcosa può andare storto, e quindi in realtà si passa tipo dalla felicità più assoluta, e soprattutto al fatto che io, sia io che Anto, in realtà tutti e due, secondo me finché non prenderemo in braccio questo bambino o bambina non ci crederemo nessuno di tutti e due, perché al momento, nonostante magari ora un pochino è passato il tempo e comunque un pochino la pancia inizia un po' a arrotondarsi, in realtà appunto ancora non ci crediamo nessuno di tutti e due, perché a volte io gli faccio tipo la notte, lo sveglio e gli faccio: Anto, ma è vero? Cioè tipo ancora non riesco a rendermi conto, vi giuro. E una cosa che volevo dirvi, ecco, che mi sono dimenticata, che tra l'altro questo mi era stato chiesto anche su Instagram: se sono ingrassata, se ho preso tanti chili. No, in realtà ho chiuso il primo trimestre di gravidanza con meno 3,5 kg addirittura, ma questo dovuto al fatto che comunque ho vomitato tanto, ho avuto tante nausee, non riuscivo a mangiare quasi niente, quel poco che mangiavo poi appunto lo vomitavo, e quindi questo è quanto. Un'altra ragazza che si chiama Tomasoni Veronica mi ha scritto: hai fatto la procreazione assistita? Ovviamente sapete che, come vi dico sempre, credo di aver già risposto ampiamente a questo argomento. Non è stato facile averlo questo bambino, e se Dio vuole ancora lo dobbiamo conoscere. Però appunto sapete che io qualsiasi cosa ho fatto o non ho fatto è privacy, è la mia vita privata, e quindi non mi va assolutamente di metterla in piazza su YouTube, perché comunque credo che deve esserci comunque un confine su quello che è YouTube, uno svago, un condividere video, condividere magari anche le cose belle e le cose brutte, per carità di Dio, però sempre entro certi limiti, come dico sempre io, almeno questo è il mio pensiero al riguardo, nulla contro chi lo fa, ma io ovviamente sono fatta così. Poi un'altra ragazza, vabbè, mi ha scritto sempre: a che mese sei? Vabbè, altre domande sono molto ripetitive, perché comunque sono sempre più o meno quelle, sapete già il sesso del bambino, come lo chiamerete, nome italiano, nome straniero, insomma sono sempre quelle le domande, gira rigira, insomma sono sempre quelle. In realtà appunto il nome ora poi decideremo, insomma, più avanti, vedremo un attimino. E niente, io spero di avervi detto tutto, adesso sono un po' più felice, vi dico la verità, però veramente credetemi, anche nei momenti no, andate sempre avanti, cioè finché riuscite lottate, 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 andate avanti, come dico sempre io, crederci sempre, perché comunque io per prima non ci credevo più, ve l'ho detto, quindi non è un mistero, quindi non parlo adesso perché dice: grazie al cavolo, tu tanto ormai se Dio vuole ce l'avrai questo bambino. No, vi giuro, non è così. Io lo dico sempre: crederci sempre, mai arrendersi, lottare, 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 e soprattutto trovare le persone giuste, che è molto molto importante questo.
Niente ragazze, vabbè, se poi volete sapere qualcos'altro, insomma, qualcosa che mi sono dimenticata o qualcosa che proprio mi è sfuggito, scrivetemelo ovviamente nei commenti, io vi risponderò per quello che ovviamente sapete il mio carattere, quindi per quello che posso vi risponderò senza problemi. E niente, noi ci vediamo a un prossimo video, speriamo di essere un po' più presenti anche sul canale. Un bacio, ciao!